Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eravate venuti per entrare dalla Ferragni? No. Roma, via del Babuino. Questo è il negozio di Chiara Ferragni, inaugurato qualche mese fa. Nonostante i saldi, è praticamente vuoto. Effetto del clamore legato alla vicenda del Pandoro? Quello sicuramente, perché comunque alla fine a livello di immagine ha patito un pochettino. Sicuramente il risvolto negativo c'è. E penso che la gente se ne è accorta e lei ne pagherà le conseguenze. Sarà un fenomeno discendente, come tanti altri. Fa troppo un seguito e l'italiano medio è troppo subito. In tanti si fermano a guardare la vetrina, ma più per commentare che con l'intento di entrare. Qualche giorno fa la targa e le vetrine sono state anche imbrattate con scritte piene di insulti rivolti all'influencer. E succede a chi riesce a emergere in questo paese. C'è un po' di invidia forse. Assolutamente, molta invidia. Andassero a vedere quali sono i problemi dell'Italia e dei politici italiani, più che altro, perché penso che Chiara sia una ragazza che si dà parecchio da fare. Ma ci sono stati effettivamente cali nelle vendite? Data la vicenda, ma il negozio è vuoto anche per questo. Non potete... In negozio non sono autorizzati a parlare. Andiamo allora in una gioielleria che vende prodotti a marchio Ferragni, dove però ci dicono che le vendite a Natale hanno tenuto. Al momento no, nessun riscontro negativo. Quindi ha venduto, durante le vacanze di Natale si è venduto? Sì. Siete stati un po' spaventati all'inizio quando avete sentito? No, spaventati diciamo no. No, spaventati no, un po' sorpresi, forse pure un po' indispettiti. Lei non ha intenzione di mollarlo, diciamo, come marchio? Beh, queste sono scelte un po' aziendali, vediamo un po'. Per il momento. Un po' una riflessione. Certo, in vetrine esposti in primo piano non ci sono i gioielli di Chiara, ma dell'altra Ferragni, la sorella Valentina. Diciamo che vanno meglio quelli a marchio Valentina. La sorella va meglio. Più colorata.